Ciao a tutti, a quelli che mi seguono per il feed, che mi seguono per il blog, che mi seguono per il canale YouTube, che mi seguono su Many, che mi seguono su Twitter, a tutti i miei follower. O forse, in un senso più transitivo dovrei dire, usando la bellissima lingua italiana, ciao a tutti i miei inseguitori. Io sono Grizzly, e oggi sono qui perché ho da dire qualcosa di importante. Qualcosa che forse non cambierà la vostra giornata o il vostro modo di rapportarvi con questo blog, con il mio canale YouTube, con me in generale, ma cambierà di certo il mio modo di rapportarmi con voi, perché oggi è un giorno speciale, ed è così speciale che ho deciso di metterci la faccia, di metterci la voce, di metterci tutto me stesso. Avevo preparato questo articolo per farlo uscire fra lunedì 11 e martedì 12 febbraio, ma nel poco tempo che mi ero ritagliato per occuparmi di preparare questo articolo e questo filmato, è successo di tutto. Anzi, come amo dire in situazioni complesse come questa, tutto. Il contrario di tutto è il contrario delle due ipotesi precedenti. Perché già lunedì mattina, mentre revisionavo l'articolo in ufficio e c'era la radio accesa su RTL 102.5 che mi faceva compagnia, è arrivata la notizia della dimissione del pontefice. Una notizia che vivo con un certo distacco, ma a cui riconosco tutta l'importanza storica che indubbiamente ha nella storia del mondo del terzo millennio. E ma non solo. Perché nel frattempo non è successo solo quello. Un meteorite scuote la Russia. In politica, in prossimità delle elezioni, tanto per restare nel famoso largo ai giovani, ritornano delle mummie che probabilmente erano state conservate in freezer e sono state scongelate proprio per l'occasione. E ho capito che non avevo più tempo per preparare con calma un discorso importante per l'occasione del millesimo articolo. Perché c'è troppa carne a fuoco, e quindi tocca accontentarsi e continuare lungo la strada. Anzi, ho intenzione di affrontare almeno un paio di questi argomenti con calma e dovizia di dettagli. Ma prima, di nuovo e ancora, voglio ringraziare tutti voi che mi avete fatto compagnia in questi 9 anni, che avete comprato i miei libri, che avete commentato i miei articoli, che mi avete conosciuto anche per via di improbabili proposte di lavoro o per richieste di denaro in palese violazione delle norme a tutela del consumatore. Questo blog esiste grazie a tutti voi, ma soprattutto esiste proprio per voi. Ed ogni giorno, per me è una grandissima soddisfazione vedere che il suo contenuto si diffonde a macchia d'olio. 9 anni e 1000 articoli sono passati. Ma sappiatelo, sono pronto a continuare per altri 9 anni ancora e per altri 1000 articoli ancora. E poi ancora, e ancora, e ancora. Non mi toglierò tanto velocemente dalle balle. Soprattutto perché anche le mie battaglie non si fermano. E continuerò ancora su questa via. Grazie ancora, e buona continuazione a tutti.